15.000 persone sono attese per domani a Catania per quello che è stato definito l'evento dell'estate musicale italiana. Catania è infatti l'unica data italiana del tour estivo dei REM. Insieme alla band americana si esibiranno a partire dalle 19.30 i Floor e i Radiohead. I cancelli dello stadio verranno aperti alle 16.30, mentre in Piazza Alcalà, Corso Martiri della Libertà e Viale Raffaello Sanzio saranno approntate tre grandi aree di parcheggio collegate allo stadio tramite bus navetta. C'è ancora disponibilità di biglietti, avverte l'organizzazione, che potranno essere acquistati ai botteghini a partire da domani a mezzogiorno. Il costo è di 40.000 lire. Oggi i REM incontreranno le autorità municipali e la stampa. Numerosi gli inviati dei giornali di tutta Italia che seguiranno l'evento. Questa sera avrei dovuto essere a Catania per assistere al concerto dei REM, ma purtroppo la scomparsa improvvisa di mia nonna mi ha tenuto lontano da quello che tutti noi addetti ai lavori consideravamo l'evento rock dell'anno. Del resto, concerto o meno, io in Sicilia ogni anno ci venivo per mia nonna, la mia unica nonna in vita, almeno fino ad oggi. Ho sempre vissuto con contraddizione le mie origini siciliane. Del resto non mi sono neanche mai sentito lombardo, nonostante i dati all'anagrafe parlano chiare. Ho sempre considerato noi figli di emigranti il frutto della terra di nessuno. È forse per questo che abbiamo una libertà di pensiero che ci rende obiettivi. Mia nonna abitava in questa casa, in via Bonventre. Aveva 4 figli e si occupava quasi completamente di loro, poiché mio nonno era un poco di buono. Da qualche tempo aveva smesso di portare il lutto, lo metteva soltanto in certe occasioni. Ho sempre avuto un profondo rispetto per le donne. Mi è sempre piaciuta quella frase di Giovanni Lindo Ferretti, che faceva... Sono le donne che fanno il mondo. Gli uomini sono sempre lì per distruggerlo. Ecco, proprio questa. Artisti adesso famosi sono usciti dalla Cyclope. Ma famosi... Il parametro famoso è molto particolare, diciamo la più famosa sicuramente è Carmen Conte, la nostra Carmen catanese. Poi c'è Mario Venuti, che da alcuni punti di vista per me è anche più famoso di Carmen, perché ha iniziato sicuramente prima con i leggendari De Novo ed è un artista di grandissimo rispetto artistico. La prima volta che vidi De Novo fu ad un concorso musicale a metà degli anni Ottanta. Mi trovavo nei pressi di Milano. Casualmente riuscii ad entrare nel backstage. Avevo con me la mia inseparabile videocamera. C'erano quelli di Mediaset di Italia 1 che stavano intervistando i De Novo per una trasmissione che avrebbe dovuto andare in onda qualche giorno dopo. De Novo, 5 ragazzi, 5 giovani siciliani. Forse il gruppo più rappresentativo del rock italiano, sicuramente quello che ha collezionato più premi. Sentiamo un po', che cosa avete vinto fino ad oggi? Tante cose, no, in realtà... Dopo anni e anni di attività di concerti, tantissimi concerti dal vivo per cui rivolti a un determinato pubblico, un pubblico più specializzato, diciamo... Tanti anni quanti? Anni 5 direi, e poi da gennaio, da febbraio, con la nostra apparizione a Sanremo, è iniziato un tipo di promozione anche... Sanremo Rock? Sanremo Rock, sì. No, Sanremo Rock, questo è importante, anche una dimensione volendo più umana forse rispetto alle gare che si svolgevano a Teatro Ariston, una situazione che sicuramente ci stava molto bene perché noi abbiamo presentato un brano nostro senza imposizioni artistiche, per cui anche divertiti. E poi indubbiamente Sanremo è il vicolo promozionale forse maggiore. Presenti i compagni? Sì, compagni. Allora, Tony Carbone al basso, Mario Venuti al chitarra, sax, voce, coautore dei brani di De Novo, Gabriele Madonia a batteria e Dino Scuderi alle tastiere. Ah, io sono Luca Madonia. Love is the
sconti, niente cortesie. Lui ha deciso ad arrivare fino in fondo. Eccoli qua i miei genitori, mentre tornano a casa dal funerale, con la loro 127 verde pisello targata Varese. Quante multe per colpa di quella targa. Quando rincasai decisi di accendere il televisore e collegarmi sul telegiornale regionale. Volevo vedere cosa era accaduto a Catania. Per dire la verità, i REM a Milano non si sentono più di tanto. Infatti me l'hanno fatti conoscere loro, abitanti qua a Catania. Where are you from? Australia, but I live in Monaco. Mi piace la musica rock, mi piace andare in giro e vedere concerti del rock band. Where are you from? Manchester. Place? It's very good. È un bel posto la Sicilia. Che abbia detto: il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Dico. Mi apprestavo a trascorrere gli ultimi giorni di vacanza. Prima di partire avevo degli impegni familiari, dei piccoli classici, come per esempio la pizzata nel capannone dello zio Carlo, oppure il viaggio a Segesta a vedere il tempio. Ma la cosa più importante era la processione della Madonna del Soccorso. Mio padre quella processione la faceva sempre scalzo. Tutti quelli che avevano chiesto una grazia alla Madonna facevano la processione senza scarpe, in segno di devozione, in segno di rispetto, in segno di gratitudine, in segno di gratitudine. Thank you.
puntata qui a Sonic Boom, Francesco Durlinzi ai microfoni. Il nome di questa trasmissione mi è stato preso, è stato copiazzato in parte dai Sonic Youth e in parte da Dr. Zoom and the Sonic Boom, che era il nome della prima formazione di Bruce Springsteen. Forse non tutti sanno che Bruce Springsteen, prima di formare la E Street Band, si esibiva nei club del New Jersey con una formazione che si chiamava Dr. Zoom and the Sonic Boom. Sonic Youth a Varese li portò un tizio che aveva un locale in provincia. Fu durante il periodo del tour di Dirty. Il locale in questione si chiamava Ponderosa e mi ricordo che ci andavo sempre da giovane. Alla fine degli anni 80 era popolato dagli hippie, gli ultimi esemplari sul pianeta. Il gestore del locale aveva una sfrenata passione per la musica indipendente. Fu per questo che organizzò una serie di concerti, probabilmente anche rimettendoci dei soldi, di gruppi emergenti italiani. Gli UZ suonarono davanti a una decina di persone e pensare che il loro disco era stato prodotto a Chicago dalla Touch and Go, gente che nella musica indipendente americana ha fatto la storia. Prima del concerto riuscii anche a intrufolarmi nel backstage, a parlare con loro, mi offrirono un buon bicchiere di vino. E gli feci le stesse domande che probabilmente li faranno tra 10, 15 o 20 anni. UZ intanto è il nome di una porta, è un arco che era la porta di accesso alla parte sud della città. Poi UZ era anche il nome della famiglia, di una famiglia di governanti spagnoli che viveva a Catania nel 500-600 e che comunque, pur essendo dominatori, sono stati molto molto importanti per la città nel momento in cui la città fu distrutta dal terremoto. Quindi loro l'hanno ricostruita appunto seguendo un principio di architettura molto bello che è rimasto e che si può ammirare anche oggi. Quindi è un nome legato alle vostre origini principalmente? Sì, in qualche modo volevamo essere, tra virgolette, legati alla nostra terra, ma non tanto il senso della terra, dell'appartenenza, ma proprio come senso anche di rispetto per un luogo che ci ha visto. Fra le immagini, fra le immagini di voli su fiumi tutti miei, io sognai di sfai culti che hai, di sfai tuoi culti se vuoi, ma non guardare negli occhi tuoi. Vedrai più là e io che sarei senza i sogni miei. Senza regole poi e senza dogmi da eroe volerei sopra gli argini. Che non hanno più età e che non scagliano mai saggi di antichi credi contro nuovi dei. E io che sarei senza i sogni. Oh, io che sarei senza i sogni miei, i sogni miei, i sogni miei, i sogni miei. È un piacere incontrarti. Tu sei un musicista catanese e sei considerato tra i più dotati songwriters della nuova musica d'autore italiana.
e se si legge la tua biografia si rimane impressionati perché hai una carriera musicale straordinaria. A Ponderosa vidi anche il Quartet of the Shadow. Fu Cesare Basile a vendermi il loro disco. Percepivo in loro una certa aria di stanchezza, probabilmente quello era uno degli ultimi concerti che fecero, prima che lui iniziasse la sua carriera solista. Casualmente ho visto suonare i REM, compravo dei dischi di musica rock come fanno tutti quelli ragazzi ventenni o meno che amano il rock. Ero negli Stati Uniti in un viaggio di vacanze e capitai casualmente a un concerto dei REM, quindi ho verificato il fascino che già i REM avevano sul disco, l'ho verificato, potevo verificarlo dal vivo, quindi centuplicato, perché le live show allora dell'84 REM era veramente particolare. Iniziai a fare delle fotografie ai concerti del REM. Queste fotografie ai concerti REM le mandai al loro ufficio ad Athens come dono. Tenete, ho fatto queste fotografie, spero che vi piacciono. E loro mi hanno scritto e mi hanno detto: le tue fotografie ci piacciono molto, anzi, se sei in Oronoi, questo era l'85, ritorniamo a suonare in Europa, facciamo 4 concerti solamente, se vuoi venire a farci ancora delle fotografie sei ospite nostro. Hanno sempre visto, perlomeno io lo feci vedere a loro, mostrava loro prima ancora che venissero, questa città rock, questa città forte, questa energia del vulcano, questa energia della gente, questa voglia di riscatto, questa voglia di musica dal vivo sempre, perché poi col contatto con i REM musicisti ho scoperto i REM uomini. La Psycho Records è nata a Catania nel aprile-maggio scorso con un programma ben preciso. Cioè, è nata per i Flor de Mal e così per questa passione per la musica che ci accomuna da tanti anni, per il rock, un determinato tipo di rock, perché è importante per un'etichetta indipendente avere una tendenza, essere ben orientati verso uno stile di musica, verso qualcosa che prenda passionalmente, quindi si parte da un fattore passionale, di un amore per... Sulle loro coscienze tante vittime umane devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili: convertitevi. Una volta
verrà il giudizio di Dio. È giunto l'ultimo giorno di vacanza, un po' mi dispiaceva partire. Come ogni volta, l'ultima sera era sempre un viavai di parenti e i discorsi più o meno erano sempre gli stessi. Il solito vecchio confronto tra nord e sud. La cosa mi divertiva molto, soprattutto quando c'era di mezzo lo zio Piero. Ma sul microfono vicino a me, si sente. Sono delle mani a mano. Dopo 3 mesi scrisse in famiglia, cosa a Milano pure a sua figlia. A mia figlia partì a Milano, tiene 20 anni e bagaglio sano. Ci sta attento a viaggiare perché la valigia ti vogliono scassare. Sta attento Marietta, tiene un occhio alla valigetta. Perché domani c'è un viaggio, la scangiavo col doppio viaggio. Dopo 4 mesi appena mia moglie parlava italiana, Sebastiano, invece di Iano mi chiama così. Collegavo se c'è mia figlia che mi dice babbo, mia, vero babbo a diventare, non capisce niente più. Mia, fu la rovina della mia casa quando tornavo a sta melanisa. Parla sciammata e mezza vastasa, parla italiana con la lingua tisa. Pigliunta sappe che a Marietta ci scassano la leggetta, lei ci fa niente, sapete perché tanto a Milano si usa così. Firmato. Poesia di Tringale, siciliano, l'ultimo dei cantastorie viventi. È già mattina e io questa mattina non ho proprio voglia di svegliarmi. Già mattina e io non voglio svegliarmi.